Allora, vediamo se possiamo ripartire da dove siamo rimasti la volta scorsa. Stiamo analizzando il problema dell'attività ottica e abbiamo visto come due composti otticamente attivi che siano caratterizzati da un centro chirale e che quindi hanno la possibilità di girare il piano della luce polarizzata, se separati, uno a destra e uno a sinistra, ciò questi due composti otticamente attivi, uno interagisce col piano della luce polarizzata ruotandolo di una certa quantità verso destra e l'altro, il suo enantiomero, questi due sono isomeri ottici, girerà il piano della luce polarizzata della stessa quantità in modo opposto. Questi due composti sono inseparabili, nel senso che non possono essere separati con tecniche normali, perché la separazione di una miscela racema, che è la somma dei due, 50% del signor R e 50% del signor S, RS sono i simboli che rappresentano le configurazioni assolute di queste due molecole, la miscela racema ha un contenuto entropico del tutto simmetrico, mentre la separazione provvede alla formazione di cose che hanno una dissimmetria, per cui sono andato contro il secondo principio della termodinamica. Posso fare una cosa diversa, prendere il signor R e il signor S e metterli insieme e ottenere una miscela racema, cioè andare verso, l'universo va verso la simmetria, non al contrario. Per questo, da questo punto di vista, separare due miscele di enantiomeri è assolutamente impossibile, tranne il miracolo che ha fatto Emil Fischer quando ha separato l'aldeide glicerica, la R dalla S, cioè la D dalla L, si chiamava così a quei tempi, per un miracolo, oseremmo dire, per un caso. I due enantiomeri, ve lo ricordo, sono molecole che hanno tutte le stesse caratteristiche fisiche, è per questo che non si possono separare. L'unica differenza è il segno, più o meno, della deviazione dell'angolo della luce polarizzata. Quindi, avendo lo stesso punto di ebollizione, lo stesso punto di cristallizzazione, tutti la stessa reattività, fanno tutto uguale, non succede niente, non riesci a separarli. Però una delle due cose può essere un veleno, mentre l'altra può essere una medicina. Per cui, per esempio, nel caso, no, come dissi la volta scorsa, della nimesulide, che è poi l'aulin, che non c'entra niente, ma è la talidomide era in realtà quella molecola che venduta in farmacia conteneva parte del suo altro enantiomero che invece provocava dei problemi nelle donne che stavano in gestazione, perché non riuscivano a portare a termine la gravidanza, la talidomide, no? C'avevo in testa ieri, l'altro giorno, la nimesulide, ma la nimesulide è quello che si chiama aulin sostanzialmente, o che comunque viene conosciuto principalmente con quel nome, ed è un antinfiammatorio. Stavamo parlando, e ora rientriamo nel discorso, di come Emil Fischer stabilisce la configurazione assoluta di una molecola con una serie di regole che sono la convenzione di Kahn, Ingold e Prelog. In questa croce noi possiamo scrivere Cl, Br, I e dire che questo composto, che ve lo ricordo in realtà è una specie di fiorellino con l'idrogeno, che è la cosa più piccola tenuta in mano, e poi lo iodio, il bromo e il cloro come ci appaiono dai raggi X. Lo iodio come numero atomico è più grosso, poi viene il bromo, poi viene il cloro. Se voi vedete,
vicino spazialmente a questa cosa, il fiorellino gira in questo modo, cioè gira così, in senso orario, quindi questo è il signor R. Per ottenere, che vuol dire rectus? Per ottenere il signor S, che è l'immagine speculare di R, io basta che cambi qualsiasi posizione due di questi signori, il cloro con l'idrogeno, lo ionio col bromo, il bromo col cloro, chi se ne frega. Siamo sicuri che facendo una variazione io ottengo l'altro enantiomero. Siamo anche sicuri che facendo due variazioni torno all'enantiomero di partenza. Tenete presente che nel fare queste variazioni ricordate, qualsiasi cosa fate, che dovete mettere l'idrogeno in basso, se no non vi torna più questa cosa qui. Questo è importante, l'idrogeno o il gruppo più piccolo in basso. Questa è la prima regola. Andiamo a vedere il numero atomico. Tra parentesi, tra due cose che possono essere uguali, come l'idrogeno, il deuterio e il trizio, vale la regola che è il numero di neutroni che conta. Quindi tra l'idrogeno e il deuterio conta di più il deuterio, tra il trizio e il deuterio conta di più il trizio, sostanzialmente. Benissimo. Così come varrà per il carbonio 12, il carbonio 13, il carbonio 14 e così via. Se vi capitasse, andiamo avanti però, perché se io ho una molecola fatta così, CH3, CH2, CH3 e CH3, devo stabilire qua la regola che mi permette di sapere se questa roba la dovrò chiamare R o S come configurazione assoluta. Bene, in questo contesto ho un carbonio qui, ho un carbonio qui, ho un carbonio qui, non posso dire niente. Quindi devo espandere la mia sfera di osservazione per andare oltre. Qui ho tre idrogeni, qui ho due idrogeni e un carbonio, qui ho un idrogeno e due carboni. È evidente che questo è quello che pesa di più, quindi sarà quello a cui darò il numero 1. Analogously, questo sarà il numero 2 e questo sarà il numero 3. Quindi, altra regola, questo sarà sempre il signor R. Se al primo livello non riesco a vedere bene chi è che pesa di più, devo andare a esaminare più in là le cose. Bene, facciamo un altro esempio. Allora, CH2, CH3, C, doppio legame, CH2, H, CH, CH3. CH3, idrogeno. Le cose ora qui sono un pochino più complicate, perché qui c'è un doppio legame. Le cose sono un pochino più complicate. Vado al primo livello, carbonio qui, carbonio qui, carbonio qui. E dopo qui c'ho un carbonio solo, qui c'ho un carbonio solo ma c'è un doppio legame. Qui c'ho un carbonio solo ma due atomi di carbonio. Quale vale di più? Allora, queste sono regole, quindi se non ve le ricordate, sono regole e quindi le troverete, per esempio, su un libro come questo, Il vocabolario della chimica organica, The Vocabulary of Organic Chemistry, di un certo Milton Orkin e di un Fred Kaplan, che sono due chimici fisici importantissimi, ormai credo defunti, ma che hanno scritto un librettino in cui ci sono tutte queste definizioni, le reazioni raggruppate per nome, i meccanismi di reazione citati uno dietro l'altro e così via. Una specie di Bibbia della chimica organica che potrebbe essere utile per preparare un esame di Stato quando ci arriverete. C'è in biblioteca comunque. Questo per dare un punto di riferimento. Allora, vediamo che cosa dicono le regole. Le regole dicono che, e sono regole, quindi saperle vuol dire ricordarsela a memoria, perché se no te le ricordi. Allora, Milton Orkin, o meglio, Kahn, Ingold e Prelog, citati da Milton Orkin,
Cunning o De Prelog, dicono che questo gruppo qua è uguale a come scrivere un carbonio che è legato a un altro carbonio, ma questo carbonio è legato a un altro carbonio, come dire sto tornando indietro. E il resto sono tutti idrogeni. In questo contesto, questo carbonio è legato a questo carbonio e questo carbonio torna indietro ed è legato a quest'altro carbonio. In questo contesto, per esempio, un alchino sarebbe fatto così: un carbonio che è legato a un altro carbonio, che è legato a un altro carbonio, che è legato a un altro carbonio. Ma questo carbonio qui, per convenzione, è come se fosse legato a questo carbonio e a questo carbonio. Ecco, qui vedete come questo gruppo viene visto in questo modo, e come questo gruppo, questo è legato a questo, ma questo deve tornare indietro, è legato a questo. Ecco, praticamente le cose stanno così. Allora, se questo è vero, andiamo a vedere questo signore qua. Questo signore è legato a un carbonio che è legato a un altro carbonio. Invece questo signore è legato a un carbonio che è legato a due carboni. Quindi questo è il numero 1, questo è il numero 2 e questo è il numero 3. E quindi, ovviamente, la regola sembra essere questa. Però non vi fidate mai, perché cercate di vedere dove i gruppi e le simmetrie in qualche modo ci sono. Sono delle regole, per cui queste regole le trovate quando vi capiterà, che saranno ancora più complicate, su questo testo, ma anche su altri testi, su Wikipedia. Voi fate la letteratura su Wikipedia, trovate le cose così come sono. Quindi ci sono delle regole precise che ti dicono chi precede dei diversi gruppi. Beh, più in là di così cercheremo di non andare, ovviamente, perché tanto sono regole, quando le avete bisogno di utilizzarle le andate a cercare, le trovate e le applicate sui vostri libri. Facciamo un paio di esempi ancora esplicativi. Noi abbiamo detto che un composto ticamente attivo, come si definisce? Un composto ticamente attivo è quel composto che non ha un piano di simmetria. Benissimo. Allora, prendiamo l'acqua ossigenata. L'acqua ossigenata è fatta così, sostanzialmente. Fate conto di avere la H2O2, per chi non lo sapesse, l'acqua ossigenata è come sostanzialmente un giornale aperto in cui la costola del giornale, un angolo dietro, sì, la costola del giornale sono i due ossigeni, e da una parte il fondo pagina e dall'altra parte l'inizio pagina sono i due legami ossigeno-idrogeno. Allora, questa cosa qui ce l'ha un piano di simmetria? La domanda è pertinente. La risposta è no, non ce l'ha un piano di simmetria. Allora, di conseguenza, l'acqua ossigenata è otticamente attiva ed esiste in due forme, una R e una S? Risposta: sì, esiste in due forme, una R e una S. Come mai l'acqua ossigenata, invece, se la metto nel piano, nel tubo polarimetrico, non gira il piano della luce? È otticamente attiva? Sì. Non c'è il piano della simmetria? Sì. Quindi esistono due forme, che sono la R e la S, che, come potete constatare anche con i modellini, non sono sovrapponibili. Non ce la farete mai a sovrapporre queste due cose che io tiro fuori, così come le ho fatte, e le metto una sopra l'altra. Vedrete che non ce la fa la sovrapposizione a sovrapporre tutta la molecola. C'è sempre un idrogeno che se ne sta per i cavoli suoi. Allora, dovete capire che l'attività ottica è legata anche al fatto che qui ci deve essere una certa rigidità conformazionale. Purtroppo, attorno a questo legame semplice c'è libera rotazione. Questo che cosa vuol dire? Che se io faccio ruotare questo, per libera rotazione, questo idrogeno mi va di qua e questo idrogeno mi va di là, cioè ottengo l'altro enantiomero. I due enantiomeri, l'ipotetico R e l'ipotetico S, sono in equilibrio tra di loro. E voi sapete che su un legame ossigeno-ossigeno di quel tipo, a temperatura ambiente,
non riesci in nessun modo a bloccare i due stereo isomeri. Ma la cosa è diversa quando te c'hai un'altra molecola, che per esempio potrebbe essere questa. CH3, carbonio, CH3. Perché io ci ho messo al posto, scusate, sì, giusto, ci ho messo due gruppi grossi, terziarbutilici, con un ombrello di metili. Questi due gruppi grossi prevedono che girare in questo modo comincia a essere complicato, e girare anche dalla parte opposta comincia a essere complicato. Cioè c'è un'energia di attivazione necessaria per passare da un conforme all'altro che potrebbe essere, sebbene piccola, superiore a quella che ti dà la temperatura ambiente. Allora, alcuni di questi composti dovrebbero esistere isolabili con un'attività ottica uno più e l'altro meno, qualcosa. Ebbene sì, esistono, sono stati con grande difficoltà isolati, ma questo dimostra che questi composti hanno attività ottica. Perché? Perché ovviamente non hanno un piano di simmetria. E cosa potete vedere? Che non c'entra niente essere atomi di carbonio con quattro cose diverse attaccate. Vedete? Questo proprio manco ce l'ha l'atomo di carbonio. Il centro chirale è qui. E che tutte le volte che una molecola è rigida, è bloccata in qualche modo, allora hai la possibilità di avere questo tipo di situazione. Questo tipo di situazione ce l'hai anche in un composto fatto così. Prendiamo un benzene, che è una mattonellina fatta così. Ci mettiamo un altro benzene, che è una mattonellina fatta così. Qui ci mettiamo un sostituente X grosso, il benzene, e qui ci mettiamo un altro sostituente X uguale. Allora, questi due anelli aromatici, se volete io vi ci metto tutti in una delle formule limiti di risonanza i doppi legami come devono essere, tutta roba che dovreste comunque vedere il prossimo anno. Bene, questi due gruppi sono talmente grossi che attorno a questo legame i due anelli aromatici non riescono ad avere libera rotazione. I due anelli aromatici normalmente tendono a stare planari, perché se stanno planari, questa situazione qui prevede la planarità, che questi doppi legami, uno sì, uno no, uno sì, uno no, uno sì, uno no, siano alternati, e quindi tutta la nuvola di aromaticità del primo anello si sovrappone alla nuvola di aromaticità del secondo anello. Si sovrappongono. Quindi c'è, cosa vuol dire questo? Un legame, un orbitale molecolare molto largo, molto soft, a bassa energia, dove gli elettroni quindi avranno una velocità bassa. Quindi questa è stabilità. La molecola tende a stare così, ma quando qui, siccome c'è un idrogeno, e qui c'è un idrogeno, ancora ci stanno, perché si rompono un po' le palle tra di loro, ma quando qui e qui ci metti due gruppi grossi, ecco che i due anelli tendono ad uscire dalla planarità, si switchano un pochino, e nello switcharsi, nel deplanarizzarsi, si possono deplanarizzare in due modi, o così, o così, e sono due modi diversi, che danno origine a due molecole otticamente attive, una ipotetica R e una ipotetica S, perché qui nel mezzo non c'è più il fatidico piano di simmetria. Questa è un'altra situazione. Questi sono tutti questi oggetti sono chiamati atropoisomeri. Atropoisomeri, cioè isomeri ottici legati non tanto a una fissa configurazione di un atomo di carbonio che non si può debloccare, come il cloro, fluoro, bromo, metano, ma a un bloccaggio attorno alla libera, ipotetica,
capacità di ruotare di un legame semplice che invece non ruota, facendo perdere la possibilità, come nell'acqua ossigenata, di far a temperatura ambiente interconvertire i due stereoisomeri, che sarebbero chiamati in questo contesto atropoisomeri, cioè isomeri ottici legati al fatto che la loro assenza, l'assenza del piano di simmetria è dovuta alla mancanza di possibilità di ruotare attorno a un piano. Se qui ci metto per esempio degli NO2 o dei gruppi CN, io ho ottenuto uno dei cristalli liquidi che voi ci avete nell'orologio. Nell'orologio una quantità di corrente minima, in qualche modo di energia minima, se data o non data, fa scattare opportune molecole che da una certa configurazione ROS passeranno all'altra configurazione. Siccome cambiano con le conformazioni e le configurazioni la capacità della luce di interagire con la materia, cambia un po' l'indice di rifrazione, questo già lo sapete, senza andare a vedere il potere ottico rotatorio che cambia anch'esso, ma cambia l'indice di rifrazione in quel contesto, ecco che noi passiamo da una molecola che potrebbe essere completamente trasparente ad una molecola che potrebbe essere completamente opaca, oppure con il monitor a cristalli liquidi cambia colore. Quindi se te hai per esempio una sola sostanza, in realtà nel monitor a cristalli liquidi ce n'hai di più, ma hai una sola sostanza che può assumere diverse conformazioni bloccate a seconda dell'energia che passa, passa 1, passa 2, passa 3, 3, 6, blu, giallo o rosso, oppure blu, verde e rosso, e costruisci questi pixel che cambiano di colore e costruisci un'immagine tricolore, RGB, come si dice ora, che va ad agire sul tristimulus, cioè sull'occhio, che poi porterà le sue informazioni elettriche al cervello e voi avrete la sensazione di vedere il colore. Il colore non esiste, è solo una sensazione neurofisiologica. Tra parentesi, la scienza e la neurofisiologia moderna prevedono che il colore sia identificato e detectato dalla corteccia cerebrale e non dall'occhio. Però questo non è il corso di neurofisiologia. Oh, questo è importante, eh? Ora, noi sappiamo una cosa fondamentale. Sappiamo, dentro il fenomeno dell'attività ottica, che molecole che hanno un centro chirale possono essere o R o S, possono girare il piano della luce polarizzata o meno o più. Benissimo. Sappiamo anche come nomenclatura che gli amminoacidi, di solito visti in questo modo nella struttura di Fischer, R1, R2, otticamente attivi, di solito ci si fa un asterischetto sull'atomo di carbonio otticamente attivo dell'amminoacido, ovviamente uno dei gruppi sarà obbligatoriamente COOH, se no che cavolo di amminoacido è? Bene, gli amminoacidi che noi mangiamo, assimiliamo, utilizziamo sono della serie L, che vuol dire che il gruppo NH2 sta a sinistra di chi vede questa struttura di Fischer. Analogamente, tutti gli zuccheri, i glucosidi, a partire dalla glicerandeide, che noi utilizziamo in questa struttura, vedete come è cambiata la convenzione? Sono della serie D. Guardate che sono, quindi, L e D, due modi antichi, ma ancora, tuttora, validi per indicare glucosidi e amminoacidi. Per gli amminoacidi la struttura di base è questa. Se l'NH2 sta visto così nella struttura di Fischer a croce a sinistra, questo amminoacido è della serie L. Analogamente, se invece R1 ha preso il posto di NH2, questo sarebbe un amminoacido della serie D. Qui invece, per convenzione, ci si mette il CH2OH, non l'idrogeno, nei glucosidi, e si va a vedere l'OH. Se l'OH è a destra, questo sarà della serie D.
se l'OH è a sinistra e l'idrogeno è di qua, sarà della serie L. Sono due convenzioni differenti, una per gli amminoacidi e una per i glucosidi. D ed L, che vogliono dire destrus e levus, sono due nomenclature che non hanno dunque niente a che fare con R ed S. R e S sono una serie di regole fatte dai signori Kahn, Ingold e Prelog, che si sono messi insieme, grandi stereochimici, per dettare le regole di un'ipotetica comunicazione globale delle informazioni sull'attività ottica. Quindi non c'è nessuna correlazione tra il segno del potere ottico rotatorio e la configurazione assoluta RS o LD, perché sono tre cose completamente differenti. Noi, cosa ci serve a noi? A noi ci serve sapere che L e D non deve essere confuso con RS, che dire R non vuol dire che te sarai più, non lo sai. Questo è fondamentale, e due o tre regolette che abbiamo visto finora, ci fermiamo lì, sul come stabilire se una cosa è R o se una cosa è S. Nei composti semplici. Perché voi capite bene che la regoletta che io vi ho indicato non ti permette di stabilire di questi due atropoisomeri, per esempio con il CN qua e il CN qua, quale è l'R e qual è l'S. Perché capite che non c'è un atomo di carbonio legato a quattro cose diverse. Per lui c'è una regoletta diversa. Non vi capiterà mai nella vita di utilizzarla, ma se la cercate è sul Milton Orkin, c'è, come su qualche libro di chimica organica un pochino più approfondito. Sostanzialmente l'attività ottica prevede che non ci sia un piano di simmetria. Guardate questa molecola qua. Allora, R1, con R1 ed R1 uguali, con H e H uguali. Come è fatta questa molecola nello spazio? Voi sapete, togliamo il doppio legame e mettiamoci gli orbitali. Allora, questo è il primo orbitale, vedete? Questo è il primo pezzo di alchene. Se voi andate a vedere esattamente cosa succede, scoprite che questo atomo di carbonio qua è ibridato sp2, come del resto questo altro atomo di carbonio qua che è ibridato sp2. Ma l'atomo di carbonio nel mezzo è ibridato sp, perché vedete che è planare questa molecola, che ha 180 gradi l'angolo del carbonio nel mezzo tra i due atomi di carbonio. È una bacchetta. Questo prevede che gli orbitali devono occupare la posizione che la geometria gli consente, per cui qui c'è un altro doppio legame e io lo voglio segnare. Il primo è così e il secondo è così. Che cosa vedete? Vedete che il secondo doppio legame è a 90 gradi dal primo. A 90 gradi, una nuvola pi greco è dritta. L'altra nuvola pi greco è a 90 gradi che esce dentro la lavagna. Questo prevede che questi due gruppi R siano uno che esce dal piano della lavagna e l'idrogeno che entra. Questi invece, HR, siano appoggiati sul piano della lavagna. Quindi sono tra di loro a 90 gradi. Se te vedi la molecola da qua, da questo punto, l'occhio lo metti qua, con la pupilla stravolta, te vedi un carbonio che c'ha in alto un R1 e qui in basso R. E dietro vedi un R1 qui e un H qua. Questo è come vedi questa molecola. Vedi? Qui ci sono delle altre regole di Kahn, Ingold e Prelog che prevedono di poter assegnare una configurazione assoluta ROS su base di regole anche a questo. Ma la cosa interessante è che questo signore qui non ce l'ha un piano di simmetria. Se non ha, ma ha altri elementi di simmetria, per esempio c'è un asse C2 di sbieco che viene verso di noi e che va indietro di là, quindi è di sbieco e viene così. Un asse C2 prevede che ruotando quest'asse di 180 gradi te ottieni lo stesso tipo di struttura. Beh,
da un punto di vista cristallografico, questa è una cosa interessante, magari a voi non ve ne frega niente, però ricordatevi una cosa fondamentale, che la simmetria è l'unica cosa che conta nell'universo, quindi queste operazioni matematiche, che sono operazioni di simmetria, sono come più il meno, il per, il diviso, il logaritmo, l'integrale, la derivata, che sono già operazioni derivate dal più, il meno, il per, il diviso, che sono quelle, guarda caso, quattro fondamentali. Quindi traslazione, rotazione, cambio di dimensione e piano speculare. Non c'è altro poi nella vita. Tutto quello che c'è di altro deriva da un insieme di queste operazioni mescolate tra di loro. Quindi questo ha per esempio un asse di simmetria C2, strano, ma non ha un piano di simmetria. Questo è otticamente attivo. È separabile perché lungo i doppi legami lo sappiamo che non si può avere rotazione, perché la rotazione romperebbe il doppio legame, ci vogliono almeno 80 kcal per fare questa operazione qua. Quindi non si può. A temperatura ambiente, insomma a condizioni normali, non si può. Quindi questi composti che si chiamano alleni, poi li vediamo quando faremo gli alcheni, perché sono alcheni, hanno la possibilità di avere fenomeni di attività ottica anche se questi gruppi sono tutti uguali. R1 è uguale a R1, idrogeno è uguale a idrogeno. Figuratevi quando sono diversi, ovviamente. Bene, anche questo non è un caso di atropoisomeria, questo è un caso di isomeria ottica vera e propria. Benissimo. Facciamo un passo ulteriore, sempre per verificare delle stranezze che vi potrebbero... Io vi faccio qualche esempio in più, solo per farvi capire che la vecchia idea del carbonio attaccato a quattro cose diverse non funziona, non è così. Per esempio, prendiamo questa molecola. Idrogeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono tutti CH2 questi, CH2 va dietro, CH2, ecco. Questa molecola qua è un ciclo, fai conto, lo vedresti dall'alto, un ciclo fatto così, idrogeno e idrogeno. Se lo scrivi così, ti sembra che esista un piano di simmetria, no? Perché qui ce n'è 1, 2, 3, 4 e 5. Poi fai, scrivi così, tra parentesi, CH2 5 volte. Ti sembra che ci sia un piano di simmetria, invece la molecola nello spazio, poverina, per rispettare ciclicamente l'ibridazione degli atomi di carbonio, questi sono SP2 e tutti gli altri sono SP3, con i loro angoli, 109 gradi per l'SP3 e 120 per l'SP2, questo signore qui sta sullo stesso piano di questo qui. Questo signore qui sta sullo stesso piano di questo qua. La molecola dell'alchene è planare. Il doppio legame viene in fuori, in qua, con la cicciotta del doppio legame, e in qua, due gruppi pi greco. Non ce l'ha il piano di simmetria. E quindi questi signori, che appartengono a una categoria di composti che si chiama, guarda caso, twistani, bontà loro, è un altro esempio di attività ottica. Come vedete, questo alchene trans ciclico, che è un twistano, può essere otticamente attivo. Proprio perché manca poi la capacità di ruotare attorno a un legame, che questa volta è un legame doppio, bloccato, e questo ti irrigidisce tutto il sistema. Non c'è un centro chirale attaccato a un atomo. Il centro chirale della molecola è da qualche parte, ma sicuramente non è su un atomo di carbonio. Bene, questo per generalizzare nel modo più plausibile le cose e cercare di farvi capire che gli oggetti otticamente attivi sono oggetti che non hanno un piano di simmetria. Ora bisogna complicarci la vita andando a vedere, a studiare per esempio una molecola che ha due centri chirali invece di uno. Ah, e facciamo un esempio semplice, scriviamolo così, con le formule di Fischer. Per esempio H, CH3, Cl, Cl, scriviamo così, Cl, CH3, omega. I
io odio Verona, vai. L'ho fatto il più semplice possibile. Questo ovviamente avrà una sua configurazione, il cloro pesa di più, il carbonio questo pesa di meno e questo pesa di meno. Quindi questo primo signore è R. Così a prima vista non posso sapere il secondo, perché dovrei cambiare questa cosa, voglio sapere il secondo che cos'è, devo scriverlo il secondo con il CH3 in basso e questa catena, chiamiamola catena, al posto del CH3. Vedete, faccio un cambiamento. Questo lo metto qui e questo lo metto qui, perché per convenzione il CH3, che è il gruppo più piccolo, deve stare sempre in basso. Ma facendo questo cambiamento ho cambiato la configurazione di questo signore, quindi per mantenerla la stessa devo fare un altro cambiamento. Bene, scrivere questo così o così è la stessa cosa. Ora posso ragionare. Ammetti che questo sia l'iodio il più pesante di tutti, il bromo verrà dopo e la catena viene dopo. Quindi questo è R. Quindi se questo è R, anche questo è R. Ok? Ho scritto il mio signor, qualsiasi cosa sia, RR. Esisteranno quanti isomeri ottici? È questo il punto. Gli isomeri ottici saranno l'RR, l'SS, l'RS e l'SR. Oh, e di più ce n'è. Si scopre che sono 2 alla N. Con N il numero di atomi di carbonio non simmetrici, dissimmetrici. Quanti sono i numeri di atomi di carbonio? 2. 2 alla 2 fa 4, 1, 2, 3, 4, mi torna. Quindi tenete presente che più aumenta il numero degli atomi di carbonio, più aumentano la possibilità di avere degli isomeri ottici. Fin qua non c'è problema. Ma questi isomeri ottici in che rapporto sono tra di loro? Beh, semplice, l'RR e l'SS sono immagini speculari l'uno dell'altro, quindi sono enantiomeri, non sono separabili, hanno tutte le stesse caratteristiche tranne il segno del potere ottico rotatorio. Questi sono isomeri ottici enantiomeri, perché l'R ha come immagine speculare l'S, quindi l'RS e l'SR sono sicuramente isomeri ottici enantiomeri, non separabili tra di loro e avranno il potere ottico rotatorio differente. Fai conto, questo gira meno 20, questo girerà più 20, questo gira più 12 e questo gira meno 12. Ecco, una roba così, dei numeri a cavolo. Quindi non c'è nessuna relazione, vedete, tra il R e il segno del potere ottico rotatorio, nulla. Però so che questi due devono avere come valore assoluto 20 tutti e due. Gli altri devono avere come valore assoluto lo stesso, 12, ipotizzato. Ok? Questi sono tutti isomeri ottici. Questa coppia è enantiomeri. Bene, ma allora l'RR e l'RS tra di loro cosa sono? Sono isomeri ottici? Sì. Sono enantiomeri? No. Si chiamano diastereoisomeri. Che cosa sono quindi i diastereoisomeri? I diastereoisomeri sono quegli isomeri ottici che non sono enantiomeri. La definizione è per differenza. Ricordatevelo. Perché è importante questa definizione? Ve lo dico fra un secondo. Ci sono gli isomeri ottici, sono tutti isomeri ottici questi. Chiaramente, hanno potere ottico rotatorio diverso e la roba è sempre la stessa, e la molecola è sempre la stessa. Quindi sono isomeri. Sono ottici gli isomeri perché hanno attività ottica differente. Quindi, o nel valore del segno o nella quantità di piano di luce polarizzata spostato. Quindi sono tutti isomeri ottici, ma a 2 a 2, questi e questi, sono enantiomeri perché sono immagini speculari. Ma a 2 a 2, per esempio questo con questo,
oppure se vuoi questo con questo, che è lo stesso, oppure questo con questo, oppure questo con questo, sono diastereo isomeri, perché sono isomeri ottici, ma non sono enantiomeri. Quindi, per definizione, per mancanza di altra possibilità di definirli, diastereo isomeri. C'è un piccolo problema. Guarda, che però è una fortuna della Madonna. Te prendi questo, il signore RR girava a meno 20. Prendi questo, il signore RS gira più 12. Hanno potere ottico rotatorio diverso. Hanno segno del potere ottico rotatorio diverso, ma non è neanche detto, ma il potere ottico rotatorio è diverso. Vai a vedere e scopri che hanno tutte le proprietà fisiche diverse. Punto di ebollizione, punto di fusione, capacità di cristallizzazione in un certo solvente, solubilità quindi, reattività completamente diversa, e hanno tutto talmente diverso che hanno diverso anche il potere ottico rotatorio e il segno a volte del potere ottico rotatorio. A volte. Oh, lo sapete che sono separabili, quindi? Sono separabili. Io quando faccio una reazione e ottengo statisticamente quattro possibilità, o magari ottengo tutti e quattro i diastereo isomeri possibili, beh, intanto col punto di ebollizione separo questo gruppo da questo gruppo. In una scatoletta c'ho questi e in una scatoletta c'ho quest'altro. E intanto due a due l'ho separati. Che non è male. Che non è male. Perché i diasterisomeri hanno capacità di separazione differenti. E però questa cosa mi suggerisce, ha suggerito ai chimici di un certo periodo storico, la possibilità di separare gli enantiomeri. Perché? Gli enantiomeri non sono separabili, i diasterisomeri sì. Allora, se io prendo un enantiomero, faccio una reazione, lo trasformo in una coppia di diasterisomeri, separo i diasterisomeri, torno indietro e torno all'enantiomero di partenza, potrei aver separato gli enantiomeri. Voglio fare un esempio. Facciamo un esempio più eclatante. Ammettiamo di avere un acido carbossilico, R1COOH. Questo acido carbossilico sarebbe otticamente attivo e quindi io ce l'ho, però l'ho estratto, l'ho costruito, l'ho fatto da una reazione e sapendo che sono partito da una roba non otticamente attiva, sicuramente ottengo quell'acido, ma sia metà 50% R e metà 50% S come configurazione assoluta, perché sennò avrei travalicato la possibilità di superare il secondo principio della termodinamica. Se parto da una cosa non otticamente attiva, sono sicuro di ottenere una cosa non otticamente attiva, quindi non posso esimermi dal dire che ce l'ho 50 e 50%. Quindi, tra parentesi, ho una miscela racema di questo, R e S. Per separarlo, prendo però un composto otticamente attivo, una base, un'ammina, per esempio H2N, bella precisa, otticamente attiva, CHR1R2, solamente R, e faccio la reazione che è come la reazione tra l'acido acetico e l'ammoniaca per ottenere il cloruro d'ammonio, che è un sale. Allora, e lo scrivo qua, e scrivo R1HCOO- NH2 più CH R2R1. Questo è solamente R, questo è solamente R, e poi ci avrò l'S che è R1 H COO meno S NH2 più CH R1 R, perché questo è solamente R, io non ce l'ho messo l'S, ci avevo quello puro, otticamente attivo puro, che ho estratto da una pianta come principio naturale, era un medicamento, la pianta ce l'aveva già fatto R.
Allora, in realtà, che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto il mio sale d'ammonio RRSR. Sono isomeri ottici? Sì. Sono enantiomeri? No. Li separo. Li separo con un punto di fusione, con una cristallizzazione frazionata, con una cromatografia, con un con quello che mi pare a me. Li separo, li posso separare, un punto di ebollizione, se non fossero sali, che questi bollono altro. Insomma, il principio è lo stesso. Potrei aver fatto altri composti che non sono in forma salina, e qui ho fatto un diasterisomero. Sono partito da una miscela di enantiomeri, l'ho fatto reagire con un composto otticamente attivo, ho ottenuto una coppia di diasterisomeri, li separo, e quando li ho separati, un diasterisomero ce l'ho in una boccettina, un diasterisomero ce l'ho in un'altra boccettina, ci sputo dentro un po' di acido cloridrico e la reazione torna indietro. Un po' di acido cloridrico prevede di riottenere da qua, con l'acido cloridrico, riottenere l'acido, no? Voi pensate di avere l'acetato di ammonio. Se nell'acetato di ammonio ci buttate dentro l'H+, ottenete da una parte il cloruro d'ammonio e dall'altra parte l'acido acetico. Quindi ottenete questo, ma siccome l'avevate separato, non ottenete uno solo, quello che ci avete, che vi dà il dosi di asterisomeri, in questo caso solo l'R, nell'altro caso solo l'S. Prendete questo composto, lo mettete nel tubo polarimetrico e andate a vedere cosa leggi, e leggi più 18, fai la stessa reazione con quest'altro e leggi meno 18, ce l'hai fatta, hai ottenuto la separazione dei due enantiomeri passando attraverso un diastereomero, un diastereoisomero. Si fa così. Questo era uno dei sistemi che servivano. In realtà questo è l'unico sistema, perché qualsiasi altro tipo di variante voi applicate a questo sistema, sappiate che il principio che voi utilizzate per la separazione è sempre lo stesso. Cioè siete passati attraverso qualcosa che è un diastereoisomero. Solo passando attraverso interazioni di natura diastereomerica, diastereoisomerica, si dice anche così, voi ottenete due percorsi energetici differenti, di quel tanto, di quel poco, che vi permettono comunque di separare i due processi. Che possono essere separazioni, reazioni, tutto quello che vi pare. Cominciate a comprendere come funzionano anche gli enzimi, perché gli enzimi sono delle cose che in qualche modo portano dentro di loro l'attività ottica, e quando reagiscono con una serie di molecole che sono miscele racemiche, scelgono per esempio solo uno dei due prodotti, con l'altro si comportano in modo diverso. O non lo guardano nemmeno in faccia, o se lo mangiano. Allora, uno, per esempio, la risoluzione enzimatica di una miscela racema. Te prendi la tua miscela racema di acido otticamente attivo, ce n'hai RS, ci metti dentro il tuo opportuno enzima prende uno dei due aminoacidi e se lo mangia. L'altro lo lascia lì. Quindi alla fine, va bene, hai perso metà del prodotto, che poteva essere importante, ma hai ottenuto il vantaggio di avere purificato in realtà in maniera enzimatica, cioè state tranquilli che viene fuori al 99% di purezza ottica poi alla fine, uno dei vostri enantiomeri puri. È uno dei tanti processi che nella biochimica viene attuato tutti i giorni. Oppure l'enzima trasforma uno dei due composti in un prodotto otticamente attivo e l'altro composto lo lascia così com'è. Ma questa volta avete due composti otticamente attivi, ma non sono più due enantiomeri, perché uno ha cambiato gruppo funzionale, magari era un acido, è diventata un alcol. L'enzima ha ridotto solo uno dei due. Quindi potete separare la miscela dei due prodotti per il punto di ebollizione. Questa volta ci avete un alcol R e un acido S, però avete mantenuto in vita le due informazioni dei due centri chirali, non avete buttato via niente. Sappiate che al giorno d'oggi buttar via qualcosa è tremendo, quindi reazioni
in cui si perde metà del prodotto a vantaggio dell'altra metà, sono reazioni che all'industria non piacciono, perché tu perdi metà di quello che hai. Così come reazioni in cui si parte da una molecola grande e si distrugge un pezzo di molecola per ottenere una molecola più piccola, nell'industria non vanno bene, perché nella green chemistry, questo vuol dire, cioè la chimica ecosostenibile, hai perso un pezzo, hai perso qualcosa che magari hai ossidato, quindi hai anche invaso l'ambiente con cose che non ci devono essere, e tutto questo ha un costo preciso. Non si deve sprecare più nulla della tua molecola di partenza. Per questo scoprite nei test di chimica organica che ci sono tantissime reazioni che da molecole piccole forniscono molecole grandi, ma non ci sono reazioni, o sovente ce ne sono pochissime, che da molecole grandi producono molecole più piccole, per un problema di soldi, come al solito. Bene, possiamo separare una miscela di prodotti otticamente attivi, per esempio lavorando sempre creando situazioni di stereoisomeriche. Per esempio, voi in laboratorio vedrete una cosa che si chiama cromatografia. Avrete le idee estremamente confuse su questa cromatografia, perché la cromatografia è un'arte antica ed è il modo di separare le cose attraverso quello che una volta era il colore. Chromatos grafos, il disegno del colore. Gli antichi separavano le cose come la clorofilla da altre carotene utilizzando una colonna di gel di silice all'inizio di carta, pensate, tritata, facendo scorrere dall'alto verso il basso una soluzione che era stata estratta dalle piante, una soluzione che mi sembra di ricordare fosse idroalcolica, e a un certo punto si scopriva che il carotene e la clorofilla, una arancione e l'altra verde, costituivano due macchie che si muovevano e si separavano in modo differente, perché una delle due correva di più in qualche modo sulla colonna e l'altra rimaneva indietro. Quindi a vista, senza bisogno di nessuna strana apparecchiatura, voi aprivate il rubinetto sotto della colonna di vetro, facevate uscire solo la roba verde, chiudivate il rubinetto, toglievate l'alcol e ottenevate la clorofilla. Poi riaprivate il rubinetto, facevate uscire solamente la roba arancione e ottenevate il beta carotene. Chiudevate, toglievate l'alcol etilico che aveva servito per fare questa estrazione. La vecchia chimica organica era una chimica estrattiva, e avevate cromatografato, ma soprattutto separato una roba colorata dall'altra roba colorata. Nel caso dell'attività ottica si possono separare due enantiomeri con lo stesso sistema, cioè con una cromatografia. La cromatografia funziona in questo modo: ci sono due composti chimici che in un solvente sono costretti a passare attraverso un materiale inerte che sta lì fermo, però ci sono delle piccole interazioni di superficie tra il solido e la molecola, interazioni elettrostatiche, interazioni di steriche a secondo dei buchi, dei cluster che si possono formare. E queste sostanze, a seconda che sono grandi o piccole, possono passare fisicamente con velocità differenti. Allora, in quel contesto, ci sono due interazioni differenti tra le due molecole che devo separare e la mia matrice solida. Due interazioni differenti. Se io voglio separare due enantiomeri, posso cercare di ottenere due interazioni differenti? Sì. Ma ora lo sapete, devo fare interazioni di stereoisomeriche. Allora, nella mia colonna, che è un tubo di vetro fatto così, con un rubinetto, dove c'è dentro questa roba, io ci metto dentro la mia miscela Racema RS. Perché io possa separare qui la roba, il mio composto inerte deve essere otticamente attivo tutto di una certa precisa configurazione, cioè devo avere una matrice solida,
un prodotto otticamente attivo comunque, che sia solamente R o solamente S. Così le mie molecole di acido R e di acido S, passando per gravità e per eluizione con il solvente dentro questa roba, subiranno interazioni differenti in energia, ma sono energie di natura diastereomerica. La mia molecola R e la mia molecola S reagiranno con una certa energia. La mia molecola S con la mia molecola S reagiranno con un altro tipo di energia, interattiva, interagiscono. Si agganciano meglio o peggio, sono più simili tra di loro. Se sono più simili tra di loro, leggi contenuto entropico più uguale, più simile, si attrarranno di più e quindi faranno più fatica a essere separate. Quindi usciranno dopo dalla colonna. Ecco, con questo sistema si riesce a ottenere una separazione dei due enantiomeri. Queste sono separazioni molto costose, perché prevedono che questa roba, che peraltro te non butti, è costosissima, perché un conto è avere un grammo di un prodotto R e un grammo di prodotto S, un conto è avere 25-100 grammi, dipende dalla colonna, dalla quantità di roba che ti serve per separare fisicamente, di roba otticamente attiva, che sì, si vende, ma te costa un casino di soldi. E finché lo fai in laboratorio, quando avevi soldi lo potevi fare. Quando lo fai nell'industria, che questa roba ci vogliono 25 kg di questa roba per separare 40 grammi di materiale che poi tu prenderai sotto forma di pasticche a 95 euro a pasticca, come succede per alcuni farmaci tumorali, o 1200 euro a pasticca, te capisci bene perché costa 1200 euro. Poi si andrà a scoprire che costa 12 euro e si fa finta che costi 1200, perché la industria farmaceutica, fingendo di salvarti, ti ammazza, perché esistono due possibilità: uno, morire ricchi, o morire poveri. E quindi all'industria farmaceutica quello che gli frega sostanzialmente è: beh, tanto muori lo stesso, quindi i soldi li dai a me. Funziona in questo modo. Quindi c'è in realtà l'idea che la casa farmaceutica ti faccia sempre del bene. Questa è un'idea che non ha nessun basamento, perché la casa farmaceutica fa solo soldi. Se poi ti fa anche del bene, ben venga, ma non gliene frega niente della tua salute, se non per il fatto che te più vivi, più mangerai le sue medicine. Solo per questo. Solo per questo hanno modificato i telefonini, e mentre prima i telefonini facevano male alla ghiandola pineale, sgretolandola, hanno fatto dei telefonini migliori. Perché se no non ci sarebbe stato più nessuno che comprava i telefonini, perché erano tutti morti. Quindi questo è l'aspetto di una green chemistry che deve essere in qualche modo preso in considerazione. Voi, quando entrerete nell'industria, dovrete entrare nell'industria a gamba tesa, cioè rimpossessarvi del ruolo del chimico, lasciando che il direttore dell'industria, che di solito non ci capisce niente, di soldi ci capisce tanto, ma di chimica niente, voi lo dovete obbligare con la vostra conoscenza a creare una chimica green. Bene, allora noi possiamo fare tutta quella serie di cromatografie. Questa è una cromatografia su colonna discendente che agisce sulla gravità sostanzialmente, ma esiste anche quella che voi farete in laboratorio, cioè una thin layer chromatography, cioè una cromatografia su strato sottile, dove in realtà c'è qualcosa di simile che vi ha spiegato la di bussole, che io non vi rispiegherò, dove per capillarità su una matrice solida di sostanzialmente gel di silice il flusso del solvente sale e porta con sé qualcosa che avete seminato in basso nella lastrina, la porta su con sé, e nel portarlo su con sé separa i diversi prodotti, e voi potete vedere in qualche modo le macchie separate dei prodotti. Bene, esistono lastrine di supporto che non è gel di silice ma è un silicone otticamente attivo, quindi una roba otticamente attiva solo R o solo S, cioè di configurazione assoluta precisa, che costano tantissimo ma che servono e che possono essere impiegate proprio per fare la separazione di una miscela racemica. Esiste un'altra possibilità che a tutt'oggi non ha ancora grande applicazione, però ve la faccio vedere, perché è sicuramente qualcosa che in futuro
avrà un significato. Noi, arrivederci, noi siamo abituati, voi siete abituati a fare una cromatografia che non sapete che è una cromatografia, però è una cromatografia. Le cromatografie che abbiamo visto prima sono solido liquido, cioè vuol dire fase solida, fissa, inerte, fase liquida, un liquido dentro il quale avete sciolto, disciolto, solvatato la vostra sostanza che passa, oppure così nella lastrina che sale. Esiste una gas cromatografia in cui il cromatografo prevede che è una cromatografia liquido gas, dove il solido, cioè la fase fissa, è un liquido estremamente denso, talmente denso che sembra un solido, ma è un liquido. E con un gas che passa di forza, voi portate avanti delle molecole vaporizzate ad alta temperatura in questa colonna. Oppure esiste una cromatografia liquido-liquido, e voi conoscete l'high pressure liquid chromatography, HPLC, high pressure, alta pressione cromatografia liquido-liquido, è come questa, però fatta ad alta pressione, ce ne sono diverse. E poi quella che voi usate sempre, ma che non sapete che è una cromatografia, che è l'estrazione con l'imbuto separatore. L'estrazione con l'imbuto separatore, come va detto la di Bussolo, è un'estrazione fatta, che ne so, tra due solventi che non sono miscibili tra di loro, etere e acqua. Voi lavate la soluzione eterea con acqua o lavate la soluzione acquosa con etere. È come se voi prendeste l'acqua ferma e ci passaste dentro l'etere, oppure prendeste l'etere dentro e ci passaste dentro l'acqua. In qualche modo è una cromatografia liquido-liquido. Si può fare con una cromatografia liquido-liquido una separazione di due sostanze otticamente attive in miscela racema? Qua. Prendi un acido otticamente attivo, ne fai il sale, e il sale diventa RCONA. Va bene? Questo è il signor RS, e il sale è il signor RS. Allora, mentre questo è solubile in etere, questo è solubile in acqua. Benissimo. Oppure è solubile in un solvente che abbia la capacità di solvatare solamente anche questo sale. E allora, esistono dei solventi che sono capaci di solvatare questi sali? Sì, esistono. Per esempio, prendi questo. Questo è un etere ciclico a corona, è un crown. Se te lo fai otticamente attivo, ci metti un metile qua e un metile qua, hai fatto 400 chirali, tutti fai conto R o tutti fai conto S, e questo te lo sei sintetizzato. Ne hai tanto, è un liquido. Bene. Questo liquido e questo etere è fatto in modo tale che nel mezzo lui, come solvata bene il sodio, lui non lo solvata nessuno. Ma solvatare questo signore col sodio cosa vuol dire? Vuol dire creare un diastereoisomero. Questo è tutto, è macro R, è RRRR, e lui è OSOR. Questo vuol dire che questo signore preferirà sicuramente complessarsi con uno solo dei due acidi. Uno dei due acidi verrà portato in soluzione e l'altro no. Quindi con un'estrazione, fai conto, te hai questo qui in acqua e in etere, perché lui si scioglie sia in acqua che in etere. Ce ne metti solo 50%, il 50% si va a compressare con questo e porta il tutto in etere, e tu fai queste estrazioni e ti porti a casa, siccome c'è solo il 50% di agente criptando, solo uno dei due. Togli l'etere, ripristini con un poco di acido cloridrico l'acido e hai separato questa cosa. Capite che sulla base della lavagna è abbastanza intuitivo fare questa cosa. Non è tanto intuitivo
non è tanto intuitivo pensare che costa un sacco di soldi, perché questo coso costa, e quindi utilizzarlo in quantità come un solvente, come un reagente, diventa estremamente complicato. Ci ho messo un CH3, ma un giorno troveranno magari dei cicloesani, delle cose da metterci qui, per cui i composti saranno facilmente recuperabili, quindi non si butteranno via, e comunque qualcuno ha già tentato di fare questi tipi di separazione. Importante, vedete in questi esempi, cosa c'è di importante? Che sono tutte formazioni di diastereoisomeri. Tutte le volte che si forma un diastereoisomero, la reazione fa una cosa sola. Questo lo vedremo anche nelle vere e proprie reazioni. Tutte le volte che si può formare l'isomero R o l'isomero S, si formeranno tutti e due. Ma tutte le volte che si forma un diastereoisomero rispetto a un altro, allora ci saranno due energie di attivazione differenti e si formerà prevalentemente solo uno dei due. Questo mi aiuterà a fare dei centri chirali che altrimenti non potrei ottenere, ma devo sempre partire da roba otticamente attiva. Guarda, nella cromatografia avevo un substrato di roba otticamente attivo, qui ho comunque un composto otticamente attivo, nella separazione dei diastereoisomeri avevo un'ammina otticamente attiva. Capite che il problema poi si sposta nell'ottenere l'ammina otticamente attiva, il problema si sposta nell'ottenere la prima molecola, come vi dicevo la volta scorsa. Chi ha separato la prima molecola? Perché dopo non c'è più problema. Dopo te ti agganci alla prima molecola otticamente attiva, che è otticamente attiva, e fai in modo che la sua entropia, cioè la sua informazione di dissimmetria, possa spostarsi sulle altre molecole. Ma se te parti da una roba che non è otticamente attiva, per il secondo principio della termodinamica sei tagliato fuori, non otterrai mai roba otticamente attiva. Bueno, vediamo a questo punto che cosa succede in una molecola che ha due centri chirali, ma un po' particolare. La scrivo, per esempio, OH, CH3, Cl, OH, Cl, CH3. Allora, questa è una molecola, come al solito, nella formula di Fischer con le croci. Canningol de Prelogo stabilirà qual è la sua configurazione. Benissimo. C'è una cosa importante. Voglio verificare quanti isomeri ottici ho. E voi potreste dire, 2 alla N. N è 2, ce ne ho 4. E c'ho il signore RR, il signor RS, il signor SR e il signor SS. Vediamo se è vero, perché io ti posso dire anche che questa molecola è sicuramente otticamente attiva, e su questo non c'è dubbio, però ora ne voglio scrivere un'altra, cioè Cl, CH3, CH3, Cl. Questa molecola, se voi la guardate bene, vi accorgete di una cosa. Questo quadretto qui ha un piano di simmetria. Vedete che il sopra si specchia nel sotto? Ha un piano di simmetria. Allora, questa molecola, che ha due centri chirali, è otticamente attiva o no? Risposta: no. Perché ha un piano di simmetria. Capite come l'unica cosa che conta nella vita di uno stereochimico è vedere se le cose hanno o non hanno un piano di simmetria. Del resto non te ne strafrega niente. Ma com'è possibile che una molecola che ha ben due centri chirali abbia un piano di simmetria? Perché questi due centri chirali sono equivalenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno degli atomi di carbonio, questo e questo, è legato agli stessi tre sostituenti. Ognuno dei due ha un OH, ognuno ha un Cl, ognuno ha un CH3. È per questo che si può creare questa situazione qua, che si chiama forma meso.
La mesoforma è quella forma che girerebbe il piano della luce polarizzata, se non che ha un piano di simmetria, quindi metà della molecola gira il piano della luce polarizzata più 20, l'altra metà molecola gira il piano della luce polarizzata a meno 20, cioè 0 per compensazione interna, in qualche modo. Questa non è una miscela Racemo, è una mesoforma, sono due cose diverse. La miscela Racema è metà del mio composto R e metà del mio composto S in miscela. Metà delle molecole girerebbero a destra, l'altra metà gira a sinistra, totale la mia miscela gira a zero. Questa è una molecola che invece ha un piano di simmetria interno e che quindi per compensazione interna, detta mesoforma, non ha lo stesso attività ottica. Allora cosa succede? Succede che il signor RR gira meno 45, il signor SS gira più 45, il signor RS gira 0 e il signor SR gira 0. Perché S è l'immagine speculare di R, quindi qui c'è un piano di simmetria, qui c'è un piano di simmetria, ma se il signor SR gira nello stesso modo del signor RS, questi due hanno anche lo stesso potere ottico rotatorio, guarda caso 0, sono la stessa cosa. Se voi prendete il signor RS, lo girate così e lo girate così, cioè lo girate di 90, di 180 gradi due volte, RS lo girate così e lo girate di 180 gradi così, ottenete la stessa molecola. Quindi il signor, scoprite che il signor RS questo e il signor SR quest'altro, che io vi scrivo qua e che apparentemente potrebbero sembrare immagini speculari, se questo lo giri così e lo rigiri di 90 e di 180 gradi, ottieni questo. Quindi le due immagini speculari sono la stessa cosa. Ma questo è evidente, hanno un piano di simmetria. Noi che cosa avevamo detto? Due cose che hanno un piano di simmetria e che si stanno specchiando davanti allo specchio sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa, quindi non sono sovrapponibili, solo se non hanno un piano di simmetria. Questi hanno il piano di simmetria, allora non fai tanti casini, sono la stessa cosa. È inutile che li stai a rigirare. Se lo fai con i modellini o a occhio, nella testa, nel cervello, come ti viene, ok. Però tranquillo, hanno un piano di simmetria, sono isomeri ottici, sì. Sono mesoforme, sì. Quanti mesoforme ci sono qui? Una sola, perché questo e questo sono la stessa cosa. Non a caso girano lo stesso potere ottico rotatorio, cioè zero. Questo è per non farvi cadere in quelle trappole della chimica organica che parla di molecole otticamente attive che voi potreste incontrare nella vita, soprattutto se fate molecole complicate. Le molecole semplici le hanno già fatte tutte. Ora rimane da studiare quelle molecole della vita, che sono molecole complicate, che sono otticamente attive, perché avere un centro chirale o non avere un centro chirale è estremamente importante. Vi voglio fare un esempio. Prego. La molecola che ha disegnato all'inizio è RR o SS? Questa? Sì. Non lo so, non l'ho detto. In questo caso qua questa è sicuramente... Ah, vediamo un po'. Fatemela fare ad occhio. La facciamo. Facciamola. Così si vede. Facciamo da esercizio. Allora, prendo questo e lo metto qua. Quindi l'OH lo metto qua, quindi devo fare un'altra variante, ClOH. E questo è OH, CL, OH. Allora, ho messo il CH3 che è il più piccolo in basso,
cloro, carbonio, ossigeno. Cloro pesa 35, l'ossigeno 2, il carbonio 3. Così. Questa qui è S. Quindi è evidente che anche l'altro senza farlo è S. Questa volta ne basta uno solo, capite? No? Benissimo, quindi se questo è S, come hai fatto un centro chirale, sai disegnare tutti gli altri. Perché allora questo è S e questo è S. Tutte le volte che cambi, per esempio, CH3Cl, CH3Cl, OH, questo è S e questo ovviamente è diventato R. Vedete? Piano di simmetria. E lì si va avanti così. Nella formula, siccome i due centri chirali sono identici, basta identificarne uno che in automatico poi nel disegno tutti gli altri ti diventano facili. Allora, prendiamo questa molecola qua. Fatemela ricordare. CHO, vediamola per bene. CHO. CH2, doppio legame, CH2, CH3, idrogeno. Questa molecola qua, che voi vedete è un ciclobutano, questo ciclobutano ha due centri chirali, uno qui e uno qua. Questa molecola si chiama, se non mi ricordo male, si chiama grandisolo. Ed è il grandisolo perché in realtà, fatemelo scrivere nella sua formula vera, CH2OH, ecco perché è grandisolo, perché da quell'alchene ci si fa un alcol, grandisolo. Allora, il grandisolo è un ormone, anzi è un feromone di una blatta della Sud America, di un insetto del Sud America, un feromone sessuale. Il maschio sente l'odore della femmina, che è legato a questa sostanza qua. Si precipita sulla femmina e poi faranno i cazzi loro. Però quello che succede è che in quella zona, mi sembra del Brasile, non mi ricordo, insomma Sud America, c'è un fiore. Questo fiore non se lo filava nessuno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo fiore, siccome nessuno lo andava a impollinare, moriva, non poteva più riprodursi. Allora questo fiore, nei migliaia di anni, milioni di anni, ha costruito dentro al polline una sostanza fatta così. COH idrogeno, CH2OH, CH3. Cioè una molecola che ha questo centro chirale invertito. Ammetti che questo sia il signor RS, questo è il signor RR. Il maschio della blatta, quando si avvicina a questo fiore, sente un odore simile a quello della femmina, crede che ci sia la femmina, si butta sul fiore e lo impollina, e il fiore ha fregato l'insetto. Questo è uno dei meccanismi con i quali funziona l'attività ottica nella natura. Quindi capite qual è l'importanza fondamentale di questi composti e sapere sintetizzare quello buono, perché voi sbagliate a sintetizzare un altro enantiomero, zitti un po', e vi trovate con una molecola che non fa le cose che voi avevate pensato di fargli fare. Come vedete, il fenomeno dell'attività ottica è un fenomeno estremamente complesso. Prendiamo un esempio finale e cerchiamo di vedere questa cosa. Allora, questo esempio è importante perché vi fa capire che cos'è un diastereoisomero.
Allora, noi abbiamo questo composto. Bene, questo composto ha il cloro che vale 1, il carbonio 2 e quest'altro carbonio 3, 1, 2, 3, questo qui è S. Gira il piano della luce polarizzata a S, vero? A sinistra. A volte sbaglio, quindi rendetene, cioè cercate di non credere a tutto quello che dico, perché ovviamente mi posso sbagliare. Allora, io scrivo la sua immagine speculare, che sarà C, doppio legame, C, CH3, H, H, CL, idrogeno e CH3. Bene, se questo è S, questo è il signor R. Ora ve ne scrivo un altro qua e scrivo CH3, C, doppio legame, C, H, 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 CL, CH3. Allora, questo è il signor S, questo è il signor R. Questo è sicuramente come questo, R. Ma che cos'è? Questi sono tutti isomeri ottici? Ovviamente sì. Questi sono due enantiomeri? Ovviamente sì, sono immagini speculari. Ma questo è l'immagine speculare di questo? Uno è S e l'altro è R? No. Perché? Perché questo doppio legame qui è cis. Questo doppio legame qua è trans. Allora, sono isomeri ottici? Sì. Sono enantiomeri? No. Che cazzo sono? Diasteroisomeri. Sono sempre diasteroisomeri. Tutte le volte che non sono isomeri ottici, tutte le volte che sono isomeri ottici, ma che non sono enantiomeri, per definizione sono diasteroisomeri. Questo è un esempio per cui dovete sapere che questo si può separare da quest'altro perché hanno due punti di ebollizione differenti, perché non sono due immagini speculari, uno è un alchene cis e l'altro è un alchene trans. Anche se a prima vista, colpo d'occhio, vi potevano sembrare uguali, non è così, quindi avete la possibilità di separarli. Ovviamente il fenomeno dell'attività ottica non è relegato alla chimica del carbonio. Te puoi avere attività ottica anche su altri centri. Per esempio, te puoi avere una mina otticamente attiva all'azoto. Allora, l'azoto come fa? N 1 2 3 4. Se qui c'hai R1, R2, R3 e qui un doppietto, questa è una mina terziaria con tre gruppi R diversi. Uno potrebbe essere anche l'idrogeno. È otticamente attiva o no? Sì, perché non ha un piano di simmetria. Quindi, cosa succede? Succede che se io ne faccio l'immagine speculare, ci metto lo specchio, scrivo N, col fantasmino, con i due elettroni qua, così è dietro che c'è R2, davanti R3, e dietro R1, questi due state tranquilli che non sono sovrapponibili. Eh già. Ma allora come mai le ammine di questo tipo, per esempio la etil, metil, butil ammina, non sono otticamente attive? Lo dovrebbero essere. Dovrebbero presentare la possibilità di attività ottica. Invece no. Perché? Perché sono come l'acqua ossigenata. Questi due, attraverso un tunneling, interconvertono tra di loro, sono in equilibrio tra di loro, perché questo doppietto di elettroni schizza sotto, e nello schizzare sotto, lui diventa questo, R1, R2, R3, con il fantasmino sotto.
questa sono uno l'immagine speculare dell'altro, cioè questo e questo sono uguali. Allora, ecco che voi avete, come nel caso dell'acqua ossigenata, ma non per effetto conformazionale, ma per effetto tunnel, gli elettroni che da sopra passano sotto, facendo diventare per un istante lammina planare, nell'istante in cui lammina planare c'è un piano di simmetria, ha perso la simmetria. Quindi racemizza. Se voi ottenete una mina otticamente attiva di quel tipo, in 5 secondi racemizza. Ma voi potete ottenere una mina otticamente attiva? Sì, basta che gli impedite di fare sto casino. E come si fa? Ci metto dei gruppi grossi. Ci metto un terziarbutile, un trifenile e un idrogeno, roba grossa, e col cavolo che la mina riuscirà a fare così e tornare indietro. Oppure facciamo una mina ciclica, facciamo una mina bloccata in qualche modo che io non posso in nessun modo, gli vieto l'effetto tunnel. Allora, dietro ci metto un idrogeno, qui davanti ci metto un gruppo così e qua ci metto un metile CH3. Allora, questo azoto è legato a quattro cose: a un CH2, a un CH3 e a un idrogeno. Si può rovesciare? No, è otticamente attivo. E qui quanti sono i centri chirali in questa molecola? Sono due, uno sull'azoto e uno sul carbonio, che è anche lui otticamente attivo, vedi? Ecco che hai ottenuto una ammina otticamente attiva. Queste cose qui sono estremamente preziose, perché sono poi costituenti, strutture del genere, sono costituenti di farmaci importanti, proprio perché la loro attività ottica prevede, in qualche modo, che questa molecola otticamente attiva, con la caratteristica di essere una base, sicuramente si va a complessare a qualche sito reattivo del tuo corpo, bloccando o enanciando, cioè, o aumentando quella reazione che te vuoi che faccia il farmaco. Sostanzialmente ci sono molecole, per esempio, otticamente attive al fosforo, che sono utilizzate in chimica organica, perché ci sono delle fosfine come delle ammine. Il fosforo sta sotto l'azoto, quindi ci sono le ammine, le fosfine, le arsine, le stibine e così via. Fosforo, il fosforo è fatto così, 1, 2, 3, come l'azoto. Quindi il fosforo ha un doppietto di elettroni e qui ci metti un fenile fatto così, con un sostituente X, un altro fenile con un sostituente Y e un altro fenile con un sostituente Z. Questa fosfina potrebbe essere otticamente attiva e non in grado a temperatura ambiente di interconvertire. Ovviamente te la puoi costruire, la puoi fare, la puoi sintetizzare in modo racemo, e poi, visto che è una ammina, prendi un acido otticamente attivo puro, la fai reagire facendo un po' l'inverso di quello che abbiamo fatto prima con l'acido. Questa volta è l'ammina, o meglio la fosfina, che è racema, e l'acido è puro, solamente identificato nella sua configurazione assoluta, ben identificato, solo R o solo S. Fai gli stessi lavori e ottieni la tua ammina otticamente attiva, la tua fosfina. La fosfina ha una energia di interconversione per effetto tunnel, capovolgimento di ombrello, più alta dell'ammina, perché gli orbitali del fosforo sono più grossi e si sovrappongono di più e quindi fanno più fatica a distorcere la molecola diventando planari per poi tornare dall'altra parte. C'è quindi una energia d'attivazione nel passaggio interno che supera di gran lunga l'energia d'ambiente, della temperatura ambiente. Quindi sei in grado di ottenere fosfine otticamente attive, che si usano
nell'industria come agenti chelanti i metalli di transizione. Quindi quando voi andate nell'industria e avete bisogno di un catalizzatore otticamente attivo per fare una cosa otticamente attiva, questo catalizzatore, che di solito è un metallo di transizione, tipo il nickel, il palladio, il platino, il nickel, il palladio e il platino è un metallo, non si scioglie niente. Allora, complessato da queste ammine, riesce a renderlo solubile nell'ambiente di reazione e lui ti fa le reazioni, perché sei in fase omogenea, altrimenti non succede niente. Non è che costano poco, fai conto che queste ammine, 5 grammi potranno costare 300 euro. Questo è un po' il prezzo. Quindi pensate che dopo l'industria magari deve fare la fatica di recuperarli, perché deve riutilizzare un'altra volta. Quando voi avete una molecola nell'industria e l'avete sintetizzata, questa molecola ha un costo. Quindi voi pensate di essere il direttore dell'impianto, no? Il direttore dell'impianto ne ha, ogni industria ha 3, 4, 5, 10, la Carlo Erba ce n'aveva 22, 23 impianti che funzionano tutti quanti insieme. A un certo punto vi telefona l'operaio di notte e vi dice: la valvola 45 rossa dell'impianto 12B è bloccata, cosa faccio? E comincia a contare 1, 2, 3, perché lì, se la decisione la prendi presto, salvi il prodotto; se la decisione la prendi tardi, il prodotto lo butti oppure ti salta l'impianto. E il mio amico, che allora era direttore degli impianti della Carlo Erba, c'aveva gli incubi di notte, perché si doveva ricordare esattamente che dov'era, qual era l'impianto, qual era la valvola, eccetera eccetera. Soprattutto il problema è che quando questa roba che esce dall'impianto, fai conto 300 kg di roba, 250 kg di roba, un grammo ti costa 400 euro, il padrone dell'industria il giorno dopo viene da te e la prima cosa che ti dice è: si cali i pantaloni. Non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio, perché te pensa 200 kg di roba che costa 300 euro al grammo, quanto può aver perso quell'industria come fatturato. È chiaro che a qualcuno il mazzo gli va fatto. Ecco. Quindi è una, capite bene che solamente una persona che ha una cultura di quello che sta succedendo, e anche una cultura in termine monetario, perché voi siete chimici industriali, non dimenticatevi mai che uno dei costi, uno dei prodotti di reazione è i soldi e l'energia che viene fuori. Ok, allora sostanzialmente sul problema dell'attività ottica abbiamo dato un quadro generale di tutto quanto. Quello che noi stiamo per fare è per approcciarci, ve lo dico solo 5 minuti per indicare quello che stiamo per andare a fare, è uno dei capitoli più grandi della chimica organica, cioè il capitolo degli alcheni, cioè di tutta quella reattività che riguarda il doppio legame carbonio-carbonio. Dagli alcheni ci si fa tutto, per questo sarà un capitolo molto impegnativo che ci terrà agganciati, perché ci darà l'opportunità di studiare due meccanismi importanti, che sono il meccanismo di sostituzione nucleofila e di eliminazione, che sarà la parte più difficile del programma, dove vi sarà chiesto di avere in testa 10 parametri diversi e di cercare di modificarli tutti quanti insieme per poter mandare la vostra reazione nell'unica direzione che volete. Siccome voi fate fatica a dirigere un solo parametro, che ne so, la temperatura, quando ci avete la temperatura, il solvente, la polarizzazione, l'ingombro sterico, il tipo di nucleofilo, eccetera, vi fa un casino in testa. Cercheremo di rendere questa cosa il più semplice possibile, ma preparatevi a un impatto tremendo. Ma questo lo vediamo la prossima volta.